Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Un saluto da Orlando Ferraris in studio per questa edizione delle notizie. Mattarella dopo il giuramento, il discorso al Parlamento. Le disuguaglianze, freno a ogni crescita, serve profonda riforma della giustizia. Cerimonia di insediamento del secondo mandato del Presidente della Repubblica, rieletto sabato scorso con 759 voti, interrotta da applausi e standing ovation. Non posso sottrarmi alla nuova chiamata a costruire l'Italia del dopo emergenza, dice in aula il Capo dello Stato, poi l'omaggio all'altare della patria. Salvini positivo al Covid, la conferma arriva dal leader leghista che sui social rassicura nessun sintomo di nessun genere. Covid, EMA, prove insufficienti sull'utilità del secondo booster. Secondo l'Agenzia Europea del Farmaco, la pillola Pfizer sarebbe efficace contro Omicron e altre varianti. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Europa sta uscendo dal tunnel della pandemia. Per l'organizzazione sono tre i fattori principali: i vaccini, la progressiva uscita dall'inverno e la minore virulenza di Omicron. E andiamo in Siria, l'esercito USA ha eliminato dal campo di battaglia il capo dell'ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi durante un'operazione del nord della Siria, lo ha annunciato Joe Biden che ha ordinato l'operazione. Tutti i soldati americani sono sani e salvi, ha precisato il presidente che si rivolgerà alla nazione nelle prossime ore. Festival di Sanremo, stasera la terza serata, tutti e 25 i cantanti sul palco, Drusilla Foer, co-conduttrice, Cremonini tra gli ospiti. È tutto, grazie per averci seguito, parte tecnica curata da Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.